Bella a tutti guys, come state? Bentornati a Let's Play Crash Bandicoot 2, sono Zerude e oggi inizieremo l'ultima Warp Room del gioco. Scusate un momento. Ok. Bene, allora, questi sono i miei livelli preferiti, però sono anche i livelli più difficili del gioco. E tra poco lo vedremo subito, per una piccola cosetta, ok. Allora, questi non li possiamo colpire con una giravolta, ma per forza con l'attacco scivolata. Poi, i livelli di Cortex sono costituiti quasi tutti da questi meccanismi futuristici, queste presse. Allora, questi robottini, fate attenzione perché anche loro hanno una specie di elettricità sulle zampe, quindi non li potete colpire con la giravolta o con l'attacco scivolato. Ok, qua sopra. Una vita. Mi ricordavo che c'era una vita. Vabbè, tanto ne ho 99, non importa. Via tu. Ok. No, questo è un po' difficile. Allontanati. Vabbè, ok, già questi invece per forza così li dobbiamo ammazzare. E questi qua iniziano un po' a cambiare. Vabbè. Ok. Ciao ciao. Oh, mi è quasi schiacciato. Ok, avvicinati. Avvicinati pure te, per favore. Ciao. Ok, in questo livello comunque dovremmo fare una cosettina particolare che vedremo tra poco. Ok, muori. Dio, questo... No, questo lo salto via, è meglio. Ma tu devi morire purtroppo. Oh, via. Cristallo. Via. Ciao. Ok. Vedete la piattaforma teschio? Per ora dobbiamo ignorarla. Bene. Oh, attenti a queste cose qua che se colpiscono qui vi rimpiccioliranno. Però se tipo vi stanno colpendo, le fate una giravolta, non succede niente. Ok. Se no facciamo il bonus. Allora, come devo ricordare una cosa? Mi sembra che qua o è nell'ultimo livello, non me lo so ricordare. No, no, è qua. Ok. Non rompete questa cassa elastica, perché poi vi servirà. Ok. No, aspetta. Vabbè, non ne sono sicuro. Aspetto per sicurezza. Ok. Portami sopra. Ecco. Per passare qua così, senza dover sprecare una Quaku. Va bene. Ok, recuperiamo un po' queste casse. Ragazzi, non manca molto a questo let's play. Mi sa che questa penso sia la penultima parte o la terz'ultima al massimo. Purtroppo i giochi di Crash sono sempre stati abbastanza corti. Però non peccano in quasi nulla, per cui non mi lamento. Ok, il bonus è stato fatto, quindi ora andiamo avanti. Vattene. No, no, no. Ah, questi scemi cercheranno di spingerci. E facciamo così? Ciao, ciao. Ciao. Ok, questa risa di... Che questo è un po' pericoloso. Aspettiamo un po'. Ciao ciao. Dobbiamo arrivare fino a un punto. Fino a questo punto, praticamente prendere questa cassa. Lui lo voglio uccidere perché mi sta antipatico. Una vita, vabbè, lascio stare. Ne ho 99. Ok. Ora dobbiamo tornare tutto indietro fino alla piattaforma.
Ok, sperando di non rifare la gaffe di prima su... Ok, allora qui... Ok, stavolta non ho fatto una gaffe. Torniamo indietro, indietro... Ok... Bene, questo coso che ho lasciato in vita apposta, perché altrimenti non sarebbe riuscito a risalire qua sopra. Mi sembra che c'è un modo per risalirci, però è solo per i veri pro, e io non lo sono, purtroppo. Ok. Bene. Allora, qua ci vuole un po' di coordinazione. Perfetto. Ok. Ma vattene tu, ci provi a spingermi sulle nitro. Sono più pericolosi questi perché non prendo mai il timing. Cavolo, però niente acqua, pericoloso. Vabbè, c'è un checkpoint. L'importante è quello, avere il checkpoint. Ah, qua è una bella cosa, dovete fare così. Ecco. Ok, qua pure un po' di timing ci vuole. Qua pure dobbiamo avere un bel pochettino di timing, quindi ora. Vattene. Ok, aspettiamo che cali. E ci andiamo a prendere tranquillamente tutte e due le gemme. Perfetto. Ok, allora in questa parte se ci riesco ci voglio mettere... Anzi no, mi sa che non ci riesco per niente. Potrò mettere solo 3 livelli. Ok. Ok, ora facciamo questo livello che io lo adoro tantissimo. È molto divertente. Infatti, mo vedete cosa dobbiamo fare. Allora, in pratica, saremo in assenza di gravità con un jetpack, proprio come nell'intro. L'unico problema è un po' riuscire a regolarsi per rompere le casse. Niente gravità. Ok, allora i pericoli quali sono qui? Questi getti di magma o qualcosa del genere, che sono molto pericolose. Queste mine che si andranno chiudendo, quindi basta che aspettate che si allarghino e passate in mezzo. Ok. Ok, checkpoint. Ah, quei laser. Vabbè, non è un problema evitarli. Di per sé questo livello tanto è molto semplice, più che altro è un livello divertente. Vabbè, io non ci credo come è stato possibile. Vabbè, tanto stavo qua. Però boh, non capisco come è stato possibile. Ora mi allontano. Ok, qua è scoppiato. Torno indietro per queste due casse. Bene. Ok. Ora passiamo. Oh, là c'è un nuovo nemico. Che praticamente farà la stessa cosa di quello lì del laboratorio. Praticamente si metterà qui a pararci e cercherà di identificarci. Noi aspettiamo un po' e lo spediamo contro quella porta infuocata per farci passare. Attenti a quei cavi perché ci elettrificano. Ah, questo è un pochettino malvagio, però non troppo. Vabbè, al diavolo la vita. Le riottengo di vita. Ok, tornate un po' in là che devo prendere le casse. Tanto non verrà verso di noi, resterà così fermo. E puff. Point. Ok. Bene, tante nitro. Perfetto. Qua devo passare di sotto. Non ci sono cavi. Cristallo. Oh! Oddio, questa è un po' pericolosa. Ok, smetti di essere elettrificato. Ah, vedete, io l'ho praticamente toccato e non mi ha fatto danni, perché solamente quando è elettrificato ci potrebbe uccidere.
Ok, prendiamo anche questa gemma. E finiamo anche questo livello. Cavolo, 10 minuti. Già, vabbè, faccio appunto solo un altro livello e chiudo la parte. Ok, iniziamo subito questo livello che è uguale al livello 27, credo, sì, della sesta Warpurm che abbiamo fatto un paio di parti fa. Ok. Quindi, come al solito, siamo totalmente, completamente al buio. Abbiamo solo questa luccioletta a farci luce. Vattene. Ok. Neanche qua ci sarà il bonus, cioè il bonus, ci sarà la piattaforma teschio. Quindi dobbiamo stare molto attenti a non morire. Vabbè, finché ho Aku Aku mi sento un po' al sicuro, però il problema sono le cadute, perché non vedo i precipizi. Questo c'è il mancato. Eccola qua. Ok, andiamo. Però qua dovremmo fare una piccola cosa particolare. Ok, se n'è andato, lascia. Forse ci arrivo. Ok. Bene. Che non sono stato abbastanza veloce. Che okay. Ho bisogno di un po' più di sicurezza, soprattutto in questo tipo di livello. Okay. Vabbè, tanto l'ho visto. Però facciamo una cosa, noi prendiamo la gemma e vi mostro una piccola cosetta. Ok. Come vedete là ci stanno delle casse là in fondo, quindi dovremmo tornarci dall'altra parte. Per ora suicidiamoci, così torniamo nella zona normale. E ora sbrighiamoci. Prendiamo la strada normale stavolta. Sono un po' raffreddato, quindi non so se si sentirà poi nel video qui. Dai, via tu. Oddio, questa è un po' malvagia. Cosa? Bug. Ok ragazzi, sono tornato, ma ci avete visto? La nitro non era esplosa la cassa. Boh, che bug, i bug. Questi bug. Ok. No, non c'ero vicino. Ok ragazzi, rieccomi senza aver fatto la stupidata di prima. Ok, il problema è che mi devo ricordare dov'è che devo fare, che devo rientrare dall'altra parte. Per cui mi devo sbrigare perché... Ah no, vabbè, c'è prima il bonus. Rompo via questa cassa. Anche qua ragazzi, facciamo prima una cosa, rompiamo almeno questa cassa e prendiamo la lucciola. Ok. Sbrigarsi perché... Prima faccio questi. Ok, e ora prendo la lucciola. Ok, devo andare veloce. Sta per finire la lucciola. Ah, ok, sono arrivato. Buono. 150 frutti Wumpa. Wow. Piccolo blocco del V. Ok, ci dovrei essere quasi. Appunto, ecco, qua dobbiamo fare così, dobbiamo tornare qui indietro. Ok, evitando però i burroni. Ok, ce l'ho fatta. Rompere queste due casse e andare avanti. Ok. Ora sbrighiamoci. Ok, meno male, checkpoint. Io questi si muovono pure. Ok, vattene. Ok, ed è finito anche questo livello. Perfetto, anche recuperate tutte e due queste gemme. Ok, crash, però non buggarti. Oh, perfetto.
Ok ragazzi, io chiudo qui l'episodio. Se vi è piaciuto lasciate un like, un commento, pure iscrivetevi. La prossima volta sarà sicuramente la parte finale, anche se probabilmente durerà un pochino, per la maggior parte costituito dai titoli di coda. Io vi dico semplicemente alla prossima. Ciao.